Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Parliamo oggi dell'iPhone 6 Plus, dispositivo di circa 6 anni fa, che oggi nel 2021 secondo me trova ancora il suo spazio. Perché? Beh, anzitutto la costruzione, completamente in metallo, in alluminio, ha una solidità in mano che veramente restituisce un ottimo feedback. Ha il comodissimo slider per poterlo mettere in modalità silenziosa, che è una piccola chicca che tutti gli iPhone hanno, che negli Android non troviamo generalmente, solo pochissimi Android lo hanno, e è una chicca però che rende l'usabilità del telefono molto molto comodo nella vita quotidiana. La batteria dell'iPhone 6 Plus non è paragonabile agli iPhone 6 o 6S classici perché è più capiente. Pensiamo che qui nella screenshot vi sto facendo vedere 51 minuti e la batteria è al 84-85%. Questo vuol dire che con un uso normale ci si fa circa 5-6 ore di schermo acceso, e non è niente male considerando che comunque è un dispositivo vecchio, è un dispositivo che spesso in paragone al Redmi Note 8 Pro che vedete in questo screenshot, io in 2 ore e 46 minuti ho consumato il 50% della batteria, quindi non ha niente da invidiare ai dispositivi di oggi, almeno che non si va sui classici Android battery phone, allora lì ok. L'iPhone 6 Plus che vi sto facendo vedere in video io lo sto usando da circa un mesetto e sinceramente non sto trovando poi così tante differenze con gli smartphone attuali. Secondo me non ha senso spendere 300-400-500 euro per prendere ad esempio un iPhone 8 Plus. Sì, è più veloce, la ricarica wireless, però alla fine lo schermo è il solito. Qui troviamo anche il jack per le cuffie, cosa che lì non abbiamo. Gentile cliente, ti invitiamo a contattare il nuovo numero 159. Vi volevo far sentire com'era l'audio in viva voce, è un qualcosa di eccezionale che non troviamo in telefoni direttamente concorrenti con lui, cioè nel mercato usato 70, 80, 90 euro, cosa ci compriamo che comunque riesce a dare un'esperienza d'uso così? Un telefono in alluminio, jack delle cuffie, audio strepitoso, sì è lento, ok, però abbiamo un bel display che è definito veramente bene. È vero, oggi quasi tutti i telefoni sono in full HD come questo, ma troviamo telefoni da 70, 80, 90, massimo 100 euro usati che hanno ad esempio una stabilizzazione ottica? Lui ha una stabilizzazione ottica dell'immagine, quindi oltre a fare delle foto discrete fa dei video che sono veramente ottimi. Se consideriamo poi la sua fascia di prezzo, vabbè, lì poi vince a mani basse. La costruzione sappiamo è ottima perché insomma sono telefoni che da nuovi costavano veramente una follia, 700, 800, 900 euro in base ai tagli di memoria erano davvero cifre folli. Se pensiamo che oggi costano meno di 100 euro usati, per chi l'ha comprato nuovo insomma viene da piangere. Però d'altronde, come tutti i dispositivi, qui abbiamo comunque tutta l'interfaccia iOS, entriamo nel mondo Apple, quindi anche come primo telefono secondo me da dare a un ragazzino di 14, di 15 anni, per me è un dispositivo ottimo, perché comunque sia anche per fare piccoli giochi, piccole operazioni, sinceramente a me sembra più che valido. Parlavamo prima della costruzione di questo telefono, ricordiamoci che qui abbiamo il Touch ID classico, quindi non abbiamo lo sblocco per con il volto, diciamo, no? Né 2D né 3D. Però sinceramente da quando sto usando questo dispositivo con il Touch ID classico posto addirittura frontalmente, beh sinceramente mi rendo conto di quanto sia utile, di quanto sia comodo e di quanto lo sblocco classico 2D ad esempio del volto sia, oltre a essere meno sicuro, ora poi con le mascherine inutilizzabile. Vi sto facendo vedere questa clip per farvi vedere come sta andando fuori fuoco. Vedete come sta andando fuori fuoco? Questa ripresa è fatta col Redmi Note 8 Pro, per farvi capire che la fotocamera dell'iPhone 6 Plus, che ora state vedendo in quest'altra clip, sia, oltre a essere stabilizzata in maniera ottima, essendo appunto ottica, guardate come tiene bene il fuoco, cioè come mette sempre in fuoco tutto quello che riprende.
per un dispositivo di questa cifra, sinceramente, per me è promosso a pieni voti. Ciao ragazzi, al prossimo video.